Buonasera e ben ritrovati al TG Veneto, l'informazione dedicata alla regione che da oggi amplia la propria offerta aumentando la durata del notiziario con servizi e approfondimenti che arriveranno ancora in maniera più corposa dall'intero territorio. In apertura c'è però la politica nazionale anche in questa edizione perché come vi abbiamo anticipato nel notiziario delle 19, domani potrebbe essere il giorno in cui il Premier Giuseppe Conte rassegna le proprie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. È convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri, nel corso del quale, si legge in una nota di Palazzo Chigi, il Presidente Conte comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà da Mattarella. Il Movimento 5 Stelle nel frattempo fa quadrato sul Presidente del Consiglio dopo la diffusione di questa nota. Il passaggio per il cosiddetto Conte-ter è ormai inevitabile ed è l'unico sbocco in questa crisi scellerata, hanno fatto sapere dal Movimento 5 Stelle che dichiara ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte. Vedremo anche ulteriori reazioni nel corso della serata. Per quanto riguarda invece la situazione del contagio da Covid-19, anche il Veneto, così come il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna e la provincia dell'Alto Adige, è stata inserita dalla Commissione europea nella nuova mappa del rischio a livello comunitario. La vedete in questa grafica, una mappa che potrebbe portare nelle prossime giornate ad una serie di ulteriori restrizioni per i residenti in queste regioni negli spostamenti verso gli altri stati europei, con imposizioni relativamente ai tamponi e alle misure di quarantena. Una notizia questa che ha fatto subito arrabbiare gli stessi governatori, tra cui Luca Zaia, che assieme ai colleghi Fedriga e Bonaccini ha chiesto appunto si stoppi questa definizione perché si andrebbe a penalizzare quelle regioni che hanno speso più energie per tamponare i propri cittadini e per verificare la presenza del virus. Per quanto riguarda proprio i dati del contagio in Veneto, nelle ultime 24 ore ci sono stati 533 nuovi positivi e 43 decessi, che portano il totale degli infetti da inizio pandemia a 306.206. Facciamo il punto della situazione nel servizio della collega Ottavia Clementi. Nella sede della Protezione Civile a Marghera, la conferenza stampa del governatore Luca Zaia dopo la conferma del Veneto in zona arancione per altri 7 giorni. I dati illustrati dal presidente della regione parlano di un trend di 25 giorni nettamente in calo, con un'incidenza dei contagi sui tamponi fatti al 3,43%, 533 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 44.519 attualmente positivi con fattore RT allo 0,81, ovvero la metà rispetto a quello della settimana scorsa. Sulla questione dei vaccini prodotti direttamente in Veneto, ipotesi paventata recentemente, Zaia ha dichiarato di essere aperto e disponibile per la produzione sul territorio. Il presidente della regione si è detto fiducioso sulla riapertura delle scuole a partire dal 1 febbraio, seppur con ancora dei punti di domanda sulla percentuale di studenti in presenza. La novità che potrebbe aggiungersi a questo rientro a scuola è la figura dello steward a terra nelle fermate dei mezzi pubblici per regolare gli ingressi degli studenti. Sebbene i dati in calo lasciano presupporre che entro poco tempo il Veneto potrà tornare in zona gialla, il presidente della regione si è soffermato sulla questione dell'ospedalizzazione, un tema fondamentale che andrebbe tenuto in maggiore considerazione secondo il governatore. Il Veneto ha sempre avuto un RT da zona gialla, ha affermato, ma nonostante questo ci si è avvicinati al collasso degli ospedali. I ricoveri e la pressione ospedaliera dovrebbero essere tenuti maggiormente in conto nella definizione dei parametri governativi, dettati dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico. Andiamo a dare un'occhiata anche ai vaccini e alle vaccinazioni effettuate nella regione nelle ultime 24 ore con l'ammontare complessivo che sale a 124.913 dosi somministrate sulle 146.930 a disposizione, per una percentuale tra le più alte a livello nazionale, pari all'85%. Zaia, nel corso della conferenza stampa, l'avete ascoltato anche nel servizio precedente, è tornato proprio a fare un focus sul tema delle scuole, annunciando la presenza degli steward per evitare assembramenti alle fermate degli autobus. Ascoltiamo un passaggio delle dichiarazioni del governatore. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore Alberti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. Questo ovviamente
avendo visto un excursus che era ragionevole, prudenziale, è corretto vedere. Perché ragazzi, una rondine non fa primavera, no? Io non posso prendere delle decisioni avendo un giorno di un po' di calo. Adesso abbiamo un trend di 25 giorni, fermo restando che io resto convinto, ma perché me lo dice la prevenzione, perché me lo dicono gli scienziati, che dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio, ovviamente si aumenta un po' di più il rischio. Noi abbiamo già attivato la macchina, è una macchina che ci mette 4-5 giorni, facciamo una settimana per ripartire, visto e considerato che l'ufficio scolastico regionale dovrà rifare tutti i programmi con parte in presenza. Voi sapete che la presenza è prevista dal 50%, no? In presenza il 50% a casa, fino a un 75%. E poi c'è tutto il tema dei trasporti, perché per dirvi, non so, sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward, perché abbiamo visto, ad esempio, con colleghi che hanno aperto prima, pur facendo il bis con il pullman, no? Parte uno, poi arriva l'altro, magari i ragazzi sono tutti tentati ad andare sulla prima corsa. Allora ci vuole uno steward a terra che dice fermi, questo va via, non andate a calcarvi sul primo, passate un secondo. Purtroppo in alcune regioni è accaduto questo, che è arrivato il bis semi vuoto e la corsa di prima, perché magari i ragazzi vogliono arrivare prima a scuola, perché hanno da farsi due chiacchiere prima della lezione, eccetera, finisce che c'è un problema anche di gestione. Ed ora andiamo a commentare anche assieme a Dario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino alcune delle notizie che troverete domani in edicola sul Quotidiano del Nord-Est, ma anche gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla capitale, Ario. Sì, ovviamente daremo ampio spazio ai retroscena e alle notizie. Buonasera innanzitutto, daremo ampio spazio alle notizie e ai retroscena che arrivano da Roma con il Presidente del Consiglio Conte, che domattina salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni e con ogni probabilità farsi dare l'incarico per formare un terzo governo Conte con una lista dei ministri quasi completamente nuova o quantomeno ampiamente rinnovata. Poi si tratterà di vedere se questa nuova lista, questo nuovo governo otterrà o meno la fiducia. Ma al di là di questo, sul fronte della lotta al Covid, avete sentito, racconteremo nei dettagli come sarà la ripartenza scolastica prevista dal 1° febbraio in Veneto. Raccontiamo come in Veneto, contrariamente al resto d'Italia, ci sia un'ottima risposta per quanto riguarda il pagamento della cassa integrazione, degli assegni di cassa integrazione. Nel resto d'Italia mancano ancora addirittura 1 milione di risposte, di assegni per chi ha perso il lavoro a causa della pandemia. In Veneto invece, per fortuna, la situazione è decisamente migliore. Daremo spazio anche però alla questione della zona rossa scura, ovvero di questa idea che ha l'Unione Europea di creare di creare una nuova colorazione sostanzialmente delle zone rosso scuro a livello regionale, però con una definizione valida per tutta l'Europa. Chi si trova in queste zone rosso scuro, quindi ad alta contagiosità, non potrebbe lasciare né la propria regione, né la propria area e men che meno il proprio paese. Ebbene, ha fatto discutere l'immagine che è stata utilizzata per esemplificare questa idea di cui sta discutendo l'Unione Europea, nella quale si vede come Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano ed Emilia Romagna sono in rosso scuro, sarebbero in rosso scuro. Questo ovviamente sulla base di che cosa? Della risultanza della famosa incidenza percentuale di numero di positivi per 100.000 abitanti. Percentuale che è già stata superata dal governo italiano dopo molta insistenza, perché è del tutto evidente che più tamponi fai e più positivi trovi, quindi devi rapportare questo numero sul numero di tamponi che hai fatto. Cosa che ovviamente l'Unione Europea, evidentemente viaggiando addirittura in ritardo rispetto al governo italiano, non ha ancora fatto, per cui il Veneto, insomma il Nord-Est, si ritroverebbe in zona rossa scura. Ma è bene chiarire che si tratta solamente di una ipotesi di lavoro, anche perché impedire
lo spostamento interno tra regioni di uno stesso Stato significa entrare nelle dinamiche e nei diritti, insomma, dello Stato stesso. Quindi l'Europa non potrebbe in questo caso scavalcare né l'Italia, né la Francia, né la Germania. Per quanto riguarda poi l'idea di istituire un passaporto vaccinale, ebbene, questa idea è stata affrontata anche dallo stesso governatore Zaia, che insomma la sta prendendo in considerazione perché c'è una forte richiesta da parte di molte organizzazioni, enti, istituzioni, settori commerciali, pensiamo al turismo, che spingono perché chi fa il vaccino abbia di sostanza una sorta di via libera e quindi possa ricominciare a mettere in moto un sistema economico che è stato messo a dura prova. Infine vi segnalo solamente gli approfondimenti che abbiamo sviluppato per quanto riguarda l'evento, il grande evento dei campionati mondiali di sci che si svolgeranno dal 7 di febbraio a Cortina. Oggi sono stati raccontati e svelati i dettagli della cerimonia di apertura, tutti i dettagli che potrete trovare domani con il Gazzettino in edicola domani mattina oppure già dalla mezzanotte per chi ha l'abbonamento digitale. Grazie a Dario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino. Continua dunque anche la collaborazione con il quotidiano del Nord-Est in questi nostri notiziari potenziati. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove l'amministrazione comunale continua a sostenere le attività commerciali duramente colpite da questa emergenza sanitaria che si è fatta anche emergenza economica, come con un alleggerimento fiscale. La nostra Federica Pennelli ha intervistato Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova. Nella città di Padova, per sostenere imprese e famiglie, l'amministrazione sta lavorando per posticipare la richiesta di incasso sia per la Tari che per il canone unico, che sostituisce l'imposta della pubblicità e la COSAP. E ancora per i plateatici, la cui moratoria scade il 31 di marzo, sarà prolungata fino alla scadenza dello stato di emergenza, stabilizzando l'ampliamento concesso e posticipando anche l'imposta di soggiorno. Il commento della situazione economica del padovano dalla Assessore al commercio Antonio Bressa. Nel 2020 abbiamo messo in campo ben 4.700.000 euro di risorse, anche grazie a trasferimenti che ci sono arrivati dallo Stato, per finanziare esenzioni e riduzioni delle imposte locali. È importante lavorare sui costi fissi, anche questi delle imposte locali, in un momento in cui c'è stata scarsissima liquidità, quindi a disposizione delle attività economiche colpite dagli effetti di questa terribile pandemia. La volontà è ovviamente quella di continuare in questo senso anche nel 2021. Serve che lo Stato anche in questo caso ci aiuti perché per riuscire a mettere in campo delle misure che siano realmente impattanti sui conti delle attività in difficoltà c'è bisogno di risorse importanti. C'è stato questo scostamento di bilancio, 32 miliardi di euro, quindi non solo è importante finanziare dei ristori che siano appunto cospicui per le attività in difficoltà, ma bisogna che una determinata quantità di risorse sia trasferita ai comuni appunto per finanziare questa operazione. Poi continueremo con la politica di ampliamento dei plateatici, con la messa in sicurezza dei mercati, con l'apertura anche di tutti gli spazi pubblici che possono essere messi a disposizione delle attività che devono continuare in sicurezza, coniugando sicurezza sanitaria e opportunità di lavoro, crescita economica che è fondamentale. Poi quando e noi speriamo che grazie al piano vaccinale questo possa succedere prima possibile. Quando questa pandemia dovesse attenuarsi, cessare, è chiaro che ci troveremo in un mondo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto per quanto riguarda le abitudini di consumo delle persone. E quindi ci sarà un grande investimento in innovazione. Vogliamo accompagnare i nostri negozi a sviluppare l'e-commerce, sistemi di comunicazione digitali per essere pronti ad affrontare il nuovo mondo che ci attende quando finalmente riusciremo a superare questo momento difficile. Politiche di alleggerimento fiscale dei settori colpiti ed anche prospettive per il futuro dell'economia della città di Padova. Grande investimento nel settore dell'innovazione, ad esempio aiutando le attività commerciali a sviluppare l'e-commerce e conferma già da ora di bonus taxi e voucher dati alle persone più fragili che dimezzeranno il costo della corsa fino a 10 euro. Rimaniamo nella città patavina per parlare di un importante intervento di riqualificazione urbana destinato a Piazza Alcide De Gasperi. Le opere realizzate sono frutto di un percorso di progettazione partecipata instaurato dal comune con i cittadini residenti dell'intero complesso edilizio della piazza. Vediamo.
Piazza De Gasperi ha avuto una profonda trasformazione. Il lavoro delle persone, i materiali umili come il cemento, l'asfalto e il sasso, sapientemente posati da artigiani ed esperti, quasi artisti della materia, ha infuso un nuovo disegno fine ed elegante. L'orditura della pavimentazione, la posa del ciottolo, la forma dei profili che segnano il cambio dei materiali e delle varie parti funzionali della piazza hanno contribuito a costruire questo nuovo spazio urbano. Hanno lavorato imprese stradali, posatori, elettricisti, giardinieri, pittori, fabbri e costruttori di elementi in calcestruzzo. E poi sono arrivati i colori. Il rettangolo al centro è un parcheggio, ma può diventare un mercato all'aperto, un campo da pallacanestro e pallavolo, un'arena di spettacoli e concerti. Le piazzette laterali sono per i plateatici, il passeggio e per l'esposizione di sculture e opere d'arte. Il parcheggio è alberato, 27 alberi di 5 specie differenti. Quasi un orto botanico di profumi e di colori. Ecco, grazie alle persone che hanno costruito la piazza. Grazie ai residenti e ai commercianti che ne hanno supportato la costruzione e grazie alle persone che lavorano con me da 20 anni soprattutto. Piazza De Gasperi finalmente è una piazza contemporanea di una città moderna. E adesso voglio prendere il volo. È un aquilone. Finalmente la nostra piazza è finita, è bella, è colorata, è luminosa ed è quello che abbiamo desiderato in tutti questi anni e per il quale abbiamo lavorato tutti insieme, amministrazione e abitanti e commercianti qui della Piazza De Gasperi. Siamo veramente molto molto soddisfatti di quello che è successo. Adesso che la piazza è finita e siamo tutti veramente felici del risultato, che è addirittura di più di quello che ci aspettavamo, non resta che a noi residenti e condomini utilizzarla, riempirla e goderla pieno, credendo anche di poter organizzare una serie di eventi con il comune che ci ha dato disponibilità ad appoggiarci in questo. La piazza è finita e già viene utilizzata da chi ci abita, grandi e piccini. E l'abbiamo realizzata così come l'abbiamo immaginata con i residenti di questa zona. Volevamo cambiare i connotati di questo posto e così è stato. Abbiamo usato tanto colore per dare vivacità e abbiamo messo l'arredo perché questa possa essere una piazza accogliente, fruibile, e così è stato, un arredo anche di qualità, e abbiamo voluto aggiungere anche delle funzioni, la funzione aggregativa che lo sport può dare, un po' una soluzione inedita per una piazza urbana, ma che vediamo sta già funzionando. Il segreto della bellezza dei luoghi non è solo l'aspetto estetico, ma è anche cosa accade sopra, e quando una piazza, un luogo come questo è vissuto dai residenti, da chi ci passa, dalle attività commerciali che ci sono intorno, allora diventa un luogo vero.
Complimenti dunque all'amministrazione comunale di Padova per questa opera. Noi ora apriamo la pagina di cronaca invece. Una tragedia sfiorata stamattina attorno alle 7 a Pontelongo in provincia di Padova, dove si è verificato uno spettacolare incidente che ha coinvolto un'automobile, una Ford Fiesta guidata da un giovane di 22 anni originario di Salerno e il passeggero, un giovane coetaneo di Rovigo. Secondo quanto rilevato dalla stradale di Piove di Sacco, coordinata dal capo Gianfranco Martorano, l'Utilitalia viaggiava lungo un argine quando, per causa ancora al vaglio degli agenti, ha perso il controllo, finendo in acqua. Le due persone a bordo, tra cui il ragazzo nato nel 99, sono riuscite a mettersi in salvo nuotando fino alla riva nelle acque gelide del fiume. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute. A Treviso invece, a Resana, nel particolare, è rimasto agganciato coi suoi abiti attraverso il braccio sinistro dal cardano del trattore che stava utilizzando per tagliare la legna ed è rimasto stritolato. Un terribile incidente è avvenuto poco dopo le 12:20 di oggi all'esterno di un'abitazione in via Brentanella a Resana. A perdere la vita un pensionato di 79 anni, Pietro Perinasso. Quando il medico e gli infermieri del SUEM 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. Per tanti anni Perinasso aveva lavorato per conto di un'azienda, la Fratelli Bonato, specializzata nella vendita di materiale edile ed era molto conosciuto in zona. Un vicentino di 40 anni invece è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa per botulismo alimentare, una intossicazione scatenata dal consumo di una zuppa in busta mal conservata. Per vedere una patologia del genere in Veneto bisogna risalire addirittura a 7 anni fa. L'uomo è stato dunque preso in cura dai sanitari, al momento non risulta in pericolo di vita, le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. La pagina della cultura, andiamo a Treviso, dove i musei civici si raccontano attraverso un video multimediale per incentivare la riscoperta del patrimonio artistico della città. Ci racconta tutto Ottavia Clemente. Un viaggio multimediale all'interno dei musei civici di Treviso, un ciclo di 6 video di scoperta e lettura del patrimonio civico filtrati dagli occhi di Arturo Martini, storico scultore trevigiano. È questa la rassegna progettata da Paola Bonifacio, che darà letteralmente voce all'artista tramite l'interpretazione di Francesco Cevaro e con le riprese di Giulio Grespan. L'affiorare di ricordi, Arturo Martini si racconta al Museo Luigi Bailo, questo è il nome scelto per il ciclo di corti, prevede l'uscita di 6 video che permetteranno di esplorare le sale del museo dove sono conservate le opere più importanti del noto scultore. Un appassionante quasi sospeso percorso nel profondo del suo essere artista. Si ripercorreranno la sua vita e la sua arte, dalle mostre di Venezia, la permanenza a Monaco, ai successi di Roma, fino alla maturità a Milano. I testi sono tratti dagli incontri confessione con l'amico giornalista tra il 19 luglio e il 10 novembre 1944. I 6 filmati usciranno con cadenza settimanale ogni mercoledì sulla pagina Facebook dei Musei Civici di Treviso. Al termine della programmazione saranno poi accessibili dalla homepage del sito web dei Musei Civici. Il primo video, intitolato Sulla famiglia, ha visto la sua pubblicazione il 20 gennaio. Seguiranno Giovinezza, tra Venezia e Monaco, Ricerche e scoperte, Maturità e L'opera d'arte viene da sé. In un momento profondamente segnato dall'impossibilità di recarsi nei luoghi dell'arte, i Musei Civici di Treviso offrono l'opportunità di avvicinarci alla cultura in modo del tutto innovativo e più profondo, direttamente dal proprio smartphone. Chiudiamo con Venezia, si è rinnovato stamattina con partenza dal campo del Ghetto l'appuntamento con la cerimonia di deposizione delle pietre d'inciampo nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Un itinerario scandito dalla posa di 15 pietre, dal minuto di silenzio davanti all'uscio di casa, che fu l'ultima dimora dei cittadini veneziani prima della deportazione. Le nuove pietre d'inciampo si aggiungono alle 90 già posizionate negli anni scorsi, per un totale che sale dunque a 105. Furono 246 gli ebrei lagunari deportati. In sinergia tra Ca' Foscari, la comunità ebraica e le altre associazioni si sta elaborando un progetto di realtà aumentata per cui, inquadrando le pietre con uno smartphone, sarà possibile approfondire la storia delle persone che sono state deportate. Ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. L'informazione dedicata al Veneto tornerà domani puntuale alle 20:30. Buona serata.